con Stefano Bellinzaghi, allenatore dell'Inter, giovanissimi, che ha vinto 3-2 con il Napoli nella semifinale. Mister, allora, semifinale ben guadagnata, partita direi controllata, anche se all'inizio forse un po' timoroso, un po' l'approccio, come stai? Sono partite importanti in cui si avverte la giusta tensione, il giusto peso della partita, i ragazzi poi piano piano si sono sciolti, sono entrati in partita anche con qualità, sono andati anche tante volte vicino al gol che la partita, in realtà poi abbiamo tenuto a 40 sbagliando. Quindi i lanci lunghi che abbiamo visto nel primo quarto d'ora erano dettati dall'emozione, perché poi dopo il gol vi siete sbloccati anche per quanto riguarda il piano del gioco, perché ha creato tante occasioni qua alla terra. La struttura è questa, all'inizio era corretto che i ragazzi avessero un po', cioè era incomprensibile che i ragazzi avessero un po' di timore di sbagliare, quindi cercavano giocate più sicure. Poi piano piano, quando ho preso confidenza con la partita, invece ho fatto le cose che... Tra l'altro due gol fotocopie, i primi due lanci per gli attaccanti che si sono inseriti benissimo. Invece il primo altro sono un po' più da rivedere in quelle occasioni. Sono contento di come abbiamo interpretato la partita, di come l'abbiamo portata avanti e forse un po' meno contento di non averla chiusa, però si sa che a questi livelli è talmente sottile la differenza tra le squadre che poi soffrire fino alla fine ci sta. Esatto, il gol del 2-1, loro punizione, diciamo che hanno un episodio perché poi Schirò ha fatto un gol fantastico, tutta la difesa e poi lì la partita diciamo che è finita. Loro comunque il secondo tempo non hanno mai fatto niente, a parte la punizione. Sì, loro giustamente indietro di due gol cercavano di rimontarla calciando davanti, però avanti bene. Chiaro, se facevamo le occasioni che abbiamo avuto il terzo gol, magari la partita andava avanti in maniera un po' più serena, invece poi iniziamo in laterale, poi c'è stato questo rigore che non giudico nel recupero. Però siamo soddisfatti, l'obiettivo era arrivare in finale, ci siamo arrivati, siamo contenti del percorso fatto. L'avversario sarà il Parma, perché ha vinto 2-1 con Milan. Ottima squadra, la conosciamo, è fatta di ottimi giocatori, come già avuto il modo di dire, è molto ben allenata, ha conquistato secondo me con merito la finale, sarà senz'altro una bellissima partita. Bene, dai, in bocca al lupo allora. Grazie.